Buonasera a tutti, io sono Fabio Brigida e vi do il benvenuto a questo webinar sulle candele e che nasce il webinar. Perché ho scelto questo argomento molto interessante in relazione a questo webinar? Bene, perché come andremo a vedere in quest'ora che passeremo insieme, analizzare ed osservare un quadro tecnico di un qualunque strumento finanziario quotato sui mercati attraverso l'ausilio delle candele che nasce può essere veramente salvifico, vitale per portare a termine, per portare a termine appunto un investimento direzionale di breve, medio periodo. Quindi nel corso di questo appuntamento mi focalizzerò maggiormente su quelle che sono le differenze principali fra l'osservazione classica mediante le candele giapponesi che tutti noi bene o male conosciamo e appunto effettueremo queste differenze tra le candele classiche e le candele Ekenashi. Ho qui sotto mano il quadro tecnico di un titolo che parecchi di voi conosceranno, si tratta di Luxottica, titolo che ha raggiunto proprio nel corso delle ultime giornate di contrattazione i massimi storici, ma l'aspetto importante è che questo titolo nell'ultimo semestre ha generato una successione di massimi crescenti, così come è apprezzabile per mezzo di questo grafico. Si tratta di un quadro tecnico cumulato settimanalmente, quindi che cosa significa? Che ogni candela fa riferimento ai valori di apertura, di chiusura, di massimo e di minimo, delineate sia all'interno delle 5 ottave di contrattazioni che compongono appunto la settimana. Perché le candele Ekenashi sono così importanti? Sicuramente perché consentono di avere una visione più fluida, più lineare, più armoniosa di quello che è il movimento dei prezzi a rialzo o a ribasso, ma soprattutto perché attraverso queste candele, che fra un attimo vedremo come sono composte, attraverso queste candele è possibile eliminare quei rumori, quei falsi segnali, quei disturbi che possono influire sulle scelte operative degli investitori. Quindi vedremo come la visualizzazione per mezzo di candele Ekenashi quindi ci consentirà di sfruttare appieno un movimento direzionale senza appunto farci pentire di aver liquidato un investimento troppo presto. Quindi, per quanto riguarda quindi la gestione di un investimento, le candele Ekenashi possono essere molto, molto importanti, specialmente per coloro che amano investire in tendenza e gestire delle posizioni di breve, medio periodo. Visto che ci siamo, tendo a specificare che per breve e medio periodo personalmente intendo un orizzonte temporale che può andare da un paio di settimane fino a 3-4 mesi di gestione della posizione. Quindi sappiamo che uno dei dogmi più importanti dell'analisi tecnica è fondato sul concetto di tendenza, quindi i titoli nel medio-lungo periodo tendono a muoversi seguendo una tendenza. Bene, se uniamo questo concetto portante con la visualizzazione di un quadro tecnico per mezzo di candele Ekenashi, bene, allora avremo già l'80% delle probabilità di individuare correttamente un trend e di sfruttarlo appieno. Quindi il nostro obiettivo, ogni qualvolta apriamo una posizione rialzista, ribassista su, o ribassista su di un titolo, non è quello di cercare un minimo sul quale comprare e un massimo sul quale vendere se operiamo a rialzo. Assolutamente no. Noi dobbiamo essere in grado di individuare correttamente una tendenza e sfruttare appieno questo movimento direzionale, quindi semplicemente per il fatto che i massimi e i minimi sono dei valori puntuali, noti ex post, quindi noti solo in un secondo istante. Nel momento in cui ne abbiamo un massimo o un minimo, non sapremo mai se questo sarà un livello assoluto. Per il semplice fatto che noi non siamo in grado di prevedere quello che sarà il movimento futuro dei prezzi, quindi dobbiamo semplicemente andare a braccetto con quelle che sono le dinamiche del mercato ed essere in grado di gestire nel miglior modo possibile un investimento direzionale, perché è bene sapere che quando un titolo è in tendenza, quando il titolo è ben voluto dal mercato, quando un titolo è nelle mani forti, è un titolo che si tratta sicuramente di un titolo che può crescere nel tempo e generare dei rialzi a doppia cifra, anche di 10, 20, 30, 50, 100 punti percentuali. A noi non è dato sapere quello che sarà il movimento futuro dei prezzi, dobbiamo semplicemente essere in grado di
di gestire ottimamente un investimento in accordo con la tendenza. Come vedete, questo quadro tecnico del titolo Luxottica è scevro, è limpido, non ho inserito nessun livello di supporto, di resistenza. Per quanto riguarda questi dettagli, magari nel corso di questo webinar andrò ad approfondire alcune tematiche relative appunto all'analisi tecnica stretta, però voglio rendervi partecipe, voglio rendervi informati del fatto che l'unico elemento principe al quale noi dobbiamo badare è esclusivamente il prezzo. In questo webinar sì, utilizzerò anche alcuni indicatori oscillatori, però non sono fondamentali per porre in essere una strategia direzionale. Osservare un movimento dei prezzi è l'unica cosa che dobbiamo fare quando operiamo sui mercati finanziari. Quindi, prima di addentrarci nel vivo di questa analisi, durante la quale andremo a effettuare una panoramica sui più importanti, sulle più importanti azioni del FTSE MIB, quindi sulle blue chip di Borsa Italiana, ma anche qualche chicca sulle mid cap, prima di proseguire nell'analisi dei titoli, andiamo ad osservare come vengono costruite queste candele Ekenashi. Le candele Ekenashi, questo tipo di visualizzazione è fruibile sui più importanti software e tools di analisi tecnica, quindi non si tratta di indicatori o di oscillatori, ma si tratta semplicemente di un modo differente di osservare quelli che sono i prezzi e i valori principe di una candela, quindi apertura, chiusura, massimo e minimo. Quindi andiamo a posizionarci su questa slide, ecco qui. Partiamo dal prezzo di chiusura, quindi chiusura H, ovvero la chiusura di una candela Ekenashi, quindi è data da una media aritmetica semplice di quattro valori di apertura, massimo, minimo e chiusura di una giornata di contrattazioni. Quindi per ottenere il valore di chiusura di una candela Ekenashi dobbiamo comunque attendere la chiusura della giornata di contrattazioni. Quindi facendo la media di questi valori otteniamo il prezzo di chiusura Ekenashi. L'apertura di una candela Ekenashi invece è data da una media aritmetica semplice dell'apertura Ekenashi della candela precedente più la chiusura Ekenashi della candela precedente. Che cosa significa precedente? Significa che se stiamo osservando un titolo su un time frame settimanale, come ad esempio questo grafico Luxottica, la candela precedente fa riferimento appunto ai prezzi di apertura e di chiusura della settimana precedente. Se invece il nostro grafico è settato su di un orizzonte giornaliero, la giornata precedente, quindi l'apertura e la chiusura Ekenashi della giornata precedente, ci daranno il valore che abbiamo, del quale abbiamo bisogno. Per quanto riguarda il massimo di una candela Ekenashi, questo è dato dal valore più elevato tra il massimo di una giornata di contrattazioni, tra il valore massimo quindi dell'apertura Ekenashi o della chiusura Ekenashi, mentre il minimo di una candela Ekenashi è dato dal valore più basso fra il minimo, l'apertura Ekenashi e la chiusura Ekenashi. Diciamo quindi, dal punto di vista matematico, questo è il settaggio secondo il quale i nostri software di analisi tecnica costruiscono in maniera automatica queste candele. Quindi si tratta sostanzialmente di avere dei valori mediati, quindi non abbiamo valori spot di apertura, chiusura, massimo e minimo, assolutamente no, abbiamo dei valori medi attraverso i quali è possibile ottenere la visualizzazione che appunto appare ad esempio su questo quadro tecnico relativo, come ho detto poco fa, al titolo Luxottica. Quindi andiamo a analizzare alcuni quadri tecnici in modo tale da poter unire sia la componente teorica che la componente pratica, quindi per porre le basi su questa tematica molto interessante relativa alle candele Ekenashi. Questo webinar durerà poco più di un'ora, però per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire questo straordinario mondo relativo all'analisi dei quadri tecnici mediante le candele Ekenashi, vi ricordo che è possibile acquistare un videocorso di 5 lezioni che ho redatto in collaborazione con Trend Online. Quindi cliccando nella nostra sezione premium sul sito di Trend Online è possibile acquistare.
Inoltre, ci saranno anche degli aggiornamenti mensili che invierò ad ognuno di voi, quindi a tutti coloro che acquisteranno il videocorso per un anno, quindi sui titoli sulle 40 blue chip di Borsa Italiana. Inoltre, cliccando qui è possibile, su leggi le recensioni, è possibile avere un'opinione, un parere su tutti coloro che hanno già acquistato il videocorso, quindi un feedback degli utenti che hanno già visionato questo corso. Quindi adesso possiamo entrare nel vivo di questo webinar andando ad osservare il quadro tecnico, i quadri tecnici di alcuni titoli che ho voluto selezionare per voi, partendo appunto dalle blue chip di Borsa Italiana. Ecco qui. Il primo titolo che analizzeremo è Salvatore Ferragamo. Un titolo che appartiene al settore del lusso e l'ho voluto selezionare per il semplice fatto che quest'oggi Salvatore Ferragamo ha aggiornato i propri massimi storici sul livello puntuale di 31,33 euro. Quindi l'aspetto interessante è che per noi analisti tecnici, ogni qualvolta un titolo raggiunge dei nuovi massimi, quindi aggiorna i propri massimi storici, è sicuramente un evento eccezionale. E sicuramente può essere un motivo in più per porre sotto la lente oppure per annotare questo titolo sui nostri taccuini, sulle nostre agende, proprio perché si tratta di un titolo che il mercato apprezza. Ritorniamo anche in questo caso nella gestione di un investimento: è sempre bene comprare quei titoli che salgono e tenersi alla larga da quei titoli che scendono se la nostra impostazione è rialzista. I titoli che scendono al più vanno venduti o venduti allo scoperto. Che cosa significa vendere allo scoperto? Significa lucrare sulla differenza negativa di un titolo. Quindi, se le nostre aspettative sono ribassiste, noi possiamo shortare o vendere allo scoperto un titolo, quindi lucrare eventualmente su ribassi che i prezzi possono subire. Sui titoli che invece salgono, che presentano una forza relativa intrinseca predominante, l'unico investimento possibile è orientato a rialzo. Abbiamo il quadro tecnico di Salvatore Ferragamo sotto mano, andiamo ad effettuare un'analisi tecnica per il momento senza l'ausilio di indicatori o comunque di livelli di supporto e di resistenza. Questo perché spesso sporcare un quadro tecnico con troppe trend line, linee di tendenza, medie mobili, non fa altro che distogliere l'attenzione da quello che è l'elemento principe, come ho detto poco fa, di un titolo, quindi il movimento del prezzo. Osservando questo quadro tecnico possiamo banalmente asserire che Salvatore Ferragamo nel biennio tra il 2012 e il 2000 e, tra il 2012 e il 2013 è stato sorretto da una forza rialzista che ha consentito ai prezzi di raggiungere dei massimi storici in area 29,50-29,60 euro. Quindi già a primo acchito, già a primo colpo d'occhio possiamo apprezzare la presenza di tantissime candele verdi rialziste molto più numerose rispetto a quelle ribassiste. Addirittura per diversi mesi il titolo Salvatore Ferragamo ha consentito di gestire degli investimenti poiché non è apparsa alcuna candela ribassista, quindi che ne potesse inficiare la gestione. Un po' come è successo proprio nel corso dell'ultimo trimestre. Possiamo infatti osservare come nel periodo a cavallo tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 questo titolo abbia sperimentato una fase di congestione. Che cosa significa una fase di congestione? Una fase durante la quale i prezzi non si spostano da un livello statico, generano appunto delle candele cumulate o comunque delle candele giornaliere dal corpo centrale molto esiguo, ma soprattutto in accordo con queste fasi di contrattazione, i volumi di contrattazione sono veramente bassi, sono proprio sui minimi. Bene, quando un titolo si trova in queste fasi di lateralità, la cosa migliore da fare è non operare, quindi anche sapere cosa non fare su di un titolo può essere vitale per le nostre finanze. Perché questo real body è rosso, questo real body è verde? Dinanzi a queste candele così piccole,
Oggettivamente il colore di un corpo centrale, di un real body, non è determinante, ma quando abbiamo un prezzo di chiusura Ekenashi inferiore ad un prezzo di apertura, il nostro colore della candela sarà rosso, mentre quando un prezzo di chiusura Ekenashi sarà più elevato del prezzo di apertura Ekenashi, il colore della nostra candela sarà verde. Quindi queste tipologie di candele sono denominate in letteratura candlestick, vengono denominate spinning top, quindi sono delle candele di indecisione, candele di incertezza, le quali appunto riflettono una temporanea, una momentanea indecisione da parte degli operatori, quindi i prezzi ne salgono, ne scendono, si muovono in laterale, quindi si muovono generando questa fase di congestione. Poi arriva un bel giorno durante il quale qualcosa inizia a cambiare, qualcosa si modifica sul quadro tecnico relativo. Infatti, nella prima metà del mese di gennaio abbiamo assistito alla creazione di questa candela che presenta un corpo centrale molto più esteso di quelli precedenti, quindi significa che qualcosina si stava già muovendo, però comunque ciò non era abbastanza sufficiente per porre in essere già un'operatività rialzista. Ripeto, questo quadro tecnico è illuminato per mezzo di candele cumulate settimanalmente, ma il mio auspicio è quello che voi vi divertiate anche a settare su diversi time frame mensili, giornalieri, settimanali, trimestrali, le analisi tecniche che porrete in essere. Questo perché, come ho detto poco fa, le candele Ekenashi consentono di avere un andamento più armonioso del movimento dei prezzi, quindi di ridurre quelli che possono essere i falsi segnali e soprattutto essere in grado di gestire tranquillamente un investimento. Quindi, più elevato è l'orizzonte temporale, e minori sono i falsi segnali che possiamo ottenere attraverso l'ausilio di candele Ekenashi. Questo quadro tecnico mensile quindi ci mostra nel mese di dicembre, quindi ripeto, questo è un quadro tecnico mensile, quindi ogni candela fa riferimento ad un intero mese di contrattazioni. Molti di voi si staranno chiedendo perché usi dei quadri tecnici settati su timeframe così ampi. L'ho detto poco fa perché avendo una panoramica di più ampio corso è possibile capire realmente quando il mercato ha intenzione di far invertire la tendenza ad un titolo. Ad esempio, per tutto il 2014 Salvatore Ferragamo è stato schiacciato da una pressione ribassista abbastanza evidente che ha spinto i prezzi da area 28 euro fino ai minimi relativi in area 17, quindi uno storno superiore ai 10 euro in valore assoluto per azione che ha attanagliato questo titolo. Però nel mese di dicembre qualcosa cambia. Ecco qua, si delinea una candela dall'esiguo corpo centrale, quindi una candela che non appariva su questo quadro tecnico dal mese di maggio, ma soprattutto abbiamo assistito nei mesi precedenti alle creazioni di lunghe code inferiori ai relativi real body. Quindi che cosa significa? Una coda inferiore indica praticamente lo spazio che intercorre fra il minimo di una candela Ekenashi e il relativo prezzo, in questo caso di chiusura. Sostanzialmente, quando c'è una candela che presenta delle code inferiori e superiori abbastanza estese, significa che siamo in preda ad un'elevata volatilità, ma soprattutto a un'elevata incertezza da parte del mercato. Oggettivamente, nel mese di febbraio e di marzo abbiamo avuto dei corpi centrali molto pieni, ribassisti, e delle esigue code inferiori, mentre nel mese di novembre abbiamo avuto delle lunghe code inferiori e superiori se proporzionate, se rapportate appunto al corpo centrale, per non parlare poi del mese di dicembre, quindi si è delineata una candela che fa sempre parte appunto della famiglia delle spinning top, però ha maggiormente le sembianze di una doji line. Diciamo che una doji line perfetta sarebbe questa qua relativa al mese di maggio. La doji line è una candela priva di corpo centrale, questo significa che prezzo di apertura e prezzo di chiusura sono esattamente identici e al di sopra e al di sotto di questo trattino orizzontale si delineano delle code superiori ed inferiori. Quindi questa è una doji line perfetta, questa è una doji line che comunque presenta un corpo centrale un po' più pronunciato.
Bene, com'è possibile studiare attraverso l'osservazione, la mera osservazione dei prezzi di un quadro tecnico, ogni qualvolta che si delinea una dogeyline, qualcosina può cambiare sul movimento antecedente dei prezzi. Quindi nel mese di gennaio e nel mese di dicembre, scusate, questa candela era una candela di allerta. Ci diceva, attenzione, la tendenza ribassista su Ferragamo sta subendo una fase di rallentamento, però non è ancora il momento di comprare. Sappiamo che in questa mensilità, e comunque sono 20 giornate di contrattazioni, il titolo aveva raggiunto un prezzo massimo all'intorno di 21,80 euro e un prezzo minimo in area 18,80 euro. Bene, quindi questo è stato il trading range che ha interessato il movimento dei prezzi durante quel mese. Come operare dinanzi a una siffatta candela? Adesso abbiamo Salvatore Ferragamo, ma più in là, fra un attimo, osserveremo anche altri titoli, uno su tutti i Saipem, sul quale l'evidenza relativa alle candele Kenashi è molto, molto, molto interessante. Quindi il mio consiglio, ogni volta che appare una siffatta candela su di un quadro tecnico, è quello di individuare nell'area relativa ai massimi un livello di barriera, nell'area relativa ai minimi un livello di supporto. Quindi, se i prezzi avessero rotto anche questi minimi in area 18 euro, bene, allora la tendenza di Salvatore Ferragamo, la tendenza ribassista, sarebbe proseguita anche nei mesi successivi. Ma così non è stato, infatti, i prezzi hanno rotto la barriera in area 21,80-21,90 euro ed hanno incasellato 4 candele Ekenashi mensili consecutive. Ma ritorniamo al mese di dicembre, noi non sapevamo come il mercato si sarebbe mosso, sapevamo appunto nel momento in cui è apparsa questa candela che qualcosina sul titolo stava cambiando. Il nostro indicatore di volatilità, leverage to range, quindi questa linea verde, aveva raggiunto dei livelli massimi, quindi in accordo con quelle che sono le candele precedenti, sapevamo che qualcosa di importante sarebbe potuto accadere. Ma prima di porre in essere un ordine rialzista o ribassista su questo titolo, dovevamo attendere, come sempre accade, delle conferme da parte del mercato. Quindi candele di rallentamento della pressione precedentemente in auge, candele che ci dicono che qualcosa potrebbe cambiare. Che cosa è successo nei mesi successivi? Che Salvatore Ferragamo ha generato un rialzo che al momento si colloca nell'intorno dei 40-45 punti percentuali e in queste 4 mensilità non ci sono state assolutamente candele ribassiste o candele di potenziale inversione, le quali abbiano spinto l'utente e l'investitore a liquidare l'investimento. Sì, siamo sui massimi storici, ma non c'è niente di male. Quando un titolo è sui massimi storici, significa che il mercato apprezza questa società, altrimenti, se il mercato non apprezzerebbe il titolo, la società sicuramente non alimenterebbe delle tesi rialziste, così come quelle delineatesi sul titolo Salvatore Ferragamo. Quindi ritorniamo alla nostra analisi attraverso un quadro tecnico settimanale. Per apprezzare questa bellissima tendenza rialzista, quindi siamo in presenza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candele rialziste, quindi 13 candele che nasce dal corpo centrale verde. Quindi all'osservatore più attento non sarà sfuggito che effettivamente qualche settimana fa sul titolo Salvatore Ferragamo c'è stata una forte volatilità che ha generato esattamente una candela molto simile a quelle delineatesi qualche mese fa, quindi candele che potevano essere di allerta per una potenziale fase di inversione o di rallentamento della pressione rialzista. Bene, seguendo lo stesso consiglio, individuando in area 27,30 euro un supporto e in area 29,90 30 euro una resistenza, saremo stati in grado di gestire eventualmente il nostro trade, quindi liquidando quando i prezzi avessero rotto il supporto oppure incrementando la nostra posizione quando i prezzi avessero rotto la resistenza. Quindi noi non stiamo prevedendo il futuro movimento dei prezzi, assolutamente no. Stiamo semplicemente ponendo le basi per porre in essere una prosecuzione della nostra gestione dell'investimento, se solo se i prezzi andranno a generare i nuovi massimi, oppure stiamo semplicemente impostando un'eventuale chiusura del nostro trade, del nostro investimento, se i prezzi avessero rotto
questi riferimenti di supporto. Ripeto, noi non sappiamo dove il titolo andrà domani, dopodomani, fra un mese, fra un anno, dobbiamo semplicemente osservare quello che è il movimento dei prezzi. Per di più, in accordo con Area 29.90 c'è stato anche un tentativo nelle settimane precedenti del mercato di rompere questa barriera. Quindi abbiamo avuto tre massimi, quattro massimi nell'intorno dei 29.90 a 30 euro, quindi eravamo in presenza di un livello di barriera denominata anche psicologica perché fa riferimento ad un livello a cifra tonda. Quindi eravamo sui massimi storici in accordo con una barriera psicologica. E che cosa ha fatto il mercato quest'oggi, o comunque nel corso delle ultime giornate? È andato a infrangere questa barriera. Quindi ha fornito un ulteriore segnale di straordinaria forza relativa. Quindi Salvatore Ferragamo è un titolo sicuramente da gestire ancora a rialzo in portafoglio, ma non mi nascondo nel dirvi che è un titolo sul quale bisognava anche entrare sul break di questa area. Sì, siamo sui massimi storici, ma poco importa, su un investimento direzionale di settimane, di mesi, perché no, anche di semestri, non vi bisogna dare troppo peso al fatto che un titolo si trovi sui massimi storici. Questo perché i massimi possono essere anche aggiornati nelle settimane a venire. Un esempio lampante, visto che siamo nel settore del lusso, un esempio lampante è dato da Luxottica. Luxottica che ormai da febbraio, anzi, scusatemi, dal mese di novembre ha generato una serie di massimi storici consecutivi. Quindi vi mostro un quadro tecnico mensile per farla breve. Ripeto, mensile vuol dire che ogni candela è in relazione ad un mese di contrattazioni. Bene, nel mese di dicembre abbiamo avuto massimi storici, nel mese di gennaio massimi storici, nel mese di febbraio massimi storici, nel mese di marzo massimi storici, quindi un titolo che ha aggiornato costantemente i propri record, è un titolo che ha offerto delle importantissime occasioni di investimento rialzista, è un titolo che è cresciuto di quasi 50-55 punti percentuali dal break di questa barriera storica in area a 43 euro, quindi sfido chiunque di voi a non voler aver approfittato di questa bellissima gamba rialzista che Luxottica ha offerto nel corso delle ultime settimane, nonché mensilità di contrattazioni. Quindi, qualunque sia il vostro modus operandi, quindi qualunque siano i vostri segnali di ingresso, in croce di media mobili, breakout o quant'altro, le candele Kenashi possono aiutarvi nella gestione della posizione. Quindi noi impieghiamo solitamente l'80 e il 90% del tempo a escogitare delle strategie quasi astrali per entrare su un titolo, però poi non siamo in grado di gestire dei gain di 3, 4, 8, 10 punti percentuali. Quindi una delle cose che dobbiamo incominciare a fare è quella di non aver paura di guadagnare, perché non dobbiamo liquidare un titolo ogni qualvolta vediamo che è stato raggiunto un 10, un 15%, assolutamente no. Questo perché quando un titolo è in tendenza, quando un titolo è sorretto dal mercato, il nostro gain può diventare anche del 40, del 50, del 60%. Noi non lo sappiamo, non dobbiamo porre dei limiti ai rialzi, dobbiamo semplicemente essere in grado di gestire un investimento quando qualcosa comincia a cambiare, come ad esempio sul quadro tecnico di Luxottica, dato che ci siamo. Stanno apparendo delle candele molto differenti da queste che hanno accompagnato questa gamba rialzista. Quindi, che cosa significa? Che al momento in area 59 euro c'è una fase di stallo, la volatilità si sta riducendo, anche la direzionalità si sta pian piano attenuando. Questo perché da ormai 3 settimane il titolo è in una fase laterale, quindi possiamo sporcare un po' il grafico. Quindi queste linee di tendenza denominate supporti dinamici, ottenibili unendo i minimi relativi, ci dicono che ancora la tendenza di fondo è ben settata a rialzo. Ad ogni modo, la compressione di queste candele ci fa capire che al momento il titolo non riesce ad andare oltre i 60 euro, ma soprattutto che una fisiologica riduzione dei volumi di contrattazioni può essere un segnale di una fase embrionale di lateralità e di assestamento. Quindi, se siamo stati in grado di cogliere anche 20-25 punti percentuali, possiamo essere in grado
o soprattutto possiamo ritenerci soddisfatti della nostra gestione, decidere di liquidare parzialmente o totalmente il nostro investimento, ma, scusate, riprometterci di riposizionarci sulla forza, quindi a rialzo, qualora il titolo dovesse andare a rompere questi livelli di massimo. Potrebbe anche essere un'opzione acquistare sulla debolezza, quindi acquistare non sui rialzi ma sui ritracciamenti. Questa è una scelta che dovete fare voi a seconda di quella che è la vostra strategia di investimento e gestione. E vi ripeto semplicemente che le candele Kenashi ci possono dare una grossa mano nella gestione degli investimenti direzionali. Quindi, se abbiamo una straordinaria forza rialzista in auge, ancora appunto in vigore, non dobbiamo preoccuparci troppo di attendere un ritracciamento di 1 o 2 punti percentuali per avere un prezzo medio di carico più basso. Che cosa sono 2 o 3 punti percentuali dinanzi a un rialzo del 20-30%? Sono briciole, quindi sono appunto. Sono percentuali che possiamo anche permetterci di tollerare. Quindi, visto che siamo nel settore della moda, andiamo ad osservare molto rapidamente anche il quadro tecnico di Moncler, titolo sul quale appunto si è delineata appunto anche in questo caso una bellissima gamba rialzista, ma dato che ci sono, voglio farvi osservare in maniera empirica una differenza sostanziale fra la visualizzazione Ekenashi e la visualizzazione mediante candele classiche. Per fare ciò, dobbiamo andare su un quadro tecnico giornaliero e passare a una visualizzazione classica. Ecco qui, perfetto. Che cosa è accaduto il 5 marzo scorso? Si è delineato un gap rialzista. Che cos'è un gap? Non è altro che uno spazio vuoto lasciato tra 2 giornate di contrattazioni. Quindi, quando il real body di una giornata di contrattazione si distacca completamente dal real body precedente, quindi siamo in accordo con un gap rialzista. Questo è stato un gap di fuga molto simile a quello delineatosi qualche mese fa anche sul titolo Mediaset. Quindi ci tengo a farvi osservare queste chicche perché possono essere molto importanti per le operatività future qualora dovessero delinearsi appunto de degli scenari simili. Quando appare un gap rialzista, diciamo, la letteratura vuole che questi gap vengano chiusi a ribasso, ma insomma, sono teorie che lasciano il tempo che trovano. Si tratta semplicemente di movimenti direzionali che, se accompagnati da volumi di contrattazioni, possono determinare in maniera deterministica, scusate il gioco di parole, quello che sarà il corso futuro dei prezzi. Quindi, sul titolo Moncler, qualche settimana fa si è delineato questo bellissimo gap. Quindi il titolo già veniva da una fase rialzista di breve. Questo gap ha consolidato il sentiment rialzista, i volumi di contrattazioni sono stati esponenzialmente superiori alla media precedente, quindi delle giornate precedenti, ma l'aspetto importante è che a distanza di un mese i prezzi si trovano ancora al di sopra di quelli dei livelli battuti quel 5 marzo. Quindi sicuramente area 14,50 € rappresenta un livello di supporto statico molto importante, ma ciò che voglio farvi osservare è che il titolo è rimasto sempre al di sopra di questo livello, anzi pian piano spostato verso l'alto il proprio baricentro operativo. Quindi, osservando un quadro tecnico mediante una visualizzazione classica, possiamo essere in grado di osservare, di fruire appunto questi gap rialzisti o ribassisti quando questi accadono. Osservando invece un quadro tecnico mediante la visualizzazione Kenashi, questi gap vengono inglobati nella candela. Ecco qui, questa è la medesima candela del 5 marzo, quindi qui è visualizzazione classica, qui è visualizzazione Ekenashi. Quindi in questo caso sappiamo che c'è stato un rialzo, sappiamo che la seduta è stata fortemente impostata verso l'alto, sappiamo quindi che la volontà del mercato era quella di spingere i prezzi verso su e non verso giù. Quindi che cosa significa? Che anche sul titolo Moncler c'è ancora una straordinaria forza rialzista di breve a medio periodo e questo titolo è ancora molto importante. Il consiglio è quello di gestire ancora posizioni long per tutti coloro che hanno questo titolo in portafoglio. Quindi, fatta questa distinzione fra l'osservazione di un quadro tecnico mediante candele Ekenashi e mediante candele classiche, possiamo passare a un altro titolo sul quale andiamo molto rapidamente, il titolo TOTS. Ecco qua, titolo che
titolo che ha offerto una gamba rialzista di breve corso tra gennaio e i primi di marzo, ma anche nell'intorno di questa barriera in area 95 si è delineata una candela che, come ho detto poco fa, presentava delle lunghe code superiori ed inferiori, quindi candela differente da quella che ha consentito al titolo di portarsi su livelli molto importanti, erano i massimi dalla scorsa estate, ma oggettivamente, come ho detto in precedenza, era possibile individuare in area 90 euro un possibile livello di supporto e in area 97 un possibile livello di barriera. Quindi gestire l'investimento liquidandolo se i prezzi sarebbero andati a rompere il supporto, entrare o comunque incrementare l'esposizione sulla forza se i prezzi avessero rotto questa barriera. Bene, il titolo TOZ nel corso delle scorse settimane ha generato un ribasso non molto importante, ma comunque dell'ordine dei 6-7 punti percentuali, quanto basta per chiudere un eventuale investimento che poteva essere benissimo posto in essere sul break di questa barriera dinamica discendente. Detto poco fa, passiamo al titolo principe di queste ultime settimane, nonché mensilità di contrattazioni. Il titolo è Saipem. Anche su questo titolo ci terrei ad effettuare prima un focus di medio-lungo periodo per poi passare appunto all'analisi tecnica. Quindi, settando questo quadro tecnico per mezzo di candele settimanali, ecco qui, siamo in grado di individuare come in area 20 euro, qualche mese fa, era la seconda metà di giugno, è apparsa un'importantissima candela Doji Line, quindi candela che ho introdotto qualche minuto fa. Che cosa significa anche in questo caso una candela che presenta un esiguo corpo centrale e delle lunghe code superiori ed inferiori? Bene, questa candela non significa che sul titolo Saipem era giunto il momento di posizionarsi a ribasso, assolutamente no. Significava che quella tendenza rialzista di breve che aveva spinto i prezzi da area 15 fino ad area 20 aveva pian piano perso la propria verve, quindi era una candela di allerta la quale ci diceva: attenzione, qualcosina potrebbe cambiare. Quindi, ragionando in maniera molto semplice, cioè le candele che nasci sono state inventate per renderci la vita ancora più semplice, quindi è inutile scervellarsi nell'andare a complicare le cose. Operare in borsa veramente, non voglio dire un'eresia, ma se ciò viene visto con occhi innocenti, diciamo, operare in borsa è veramente abbastanza semplice, basta comprare i titoli che salgono e vendere i titoli che scendono, vendere o vendere allo scoperto. Quindi questa candela poteva dirci: attenzione, in questa settimana il titolo si è mosso fra area 22, 20, 21 euro ed area 19 euro, quindi ha settato i massimi e i minimi. Se il titolo avrà la forza di andare oltre questi livelli, bene, forse la tendenza in auge potrebbe proseguire, ma se il titolo andrà a rompere questi minimi, attenzione, perché forse la tendenza rialzista si potrebbe esaurire. Che cosa è successo? È successo che da area 20 euro il titolo Saipem si è protratto in giù fino ad area 7 euro, ma l'aspetto importante è che l'ha fatto con una veemenza assurda, perché diciamo nel corso delle ultime mensilità abbiamo avuto una sfilza di candele ribassiste, quindi saranno una ventina di candele le quali erano fortemente intenzionate a spingere i prezzi di Saipem verso il basso. Ma che cosa è accaduto poi nella seconda metà di gennaio? È apparsa esattamente una candela simile a quella che è apparsa qualche mese fa sui massimi. Quindi questa candela, che vi ripeto essere una Doji Line, ha arrestato questa fase ribassista, ma è una candela che ci dice: attenzione, la fase ribassista può essere terminata, ma non è ancora il momento di posizionarsi a rialzo. Il momento di posizionarsi a rialzo sarà quando i prezzi andranno a rompere i massimi relativi a questa candela. La barriera in questo caso era in area 8,50 euro, quindi il livello di barriera è un livello oltre il quale i prezzi hanno un'oggettiva difficoltà ad andare, mentre il livello di supporto è un livello al di sotto dei quali i prezzi non riescono ad andare. Quindi, aiutandoci anche con quella che è stata la storia immediatamente passata, possiamo apprezzare come area 7 euro sia stata testata per ben una, due e tre volte dal mercato in maniera consecutiva. Un eventuale rialzo oltre area 8,50 euro avrebbe quindi fatto scattare un primo segnale di
acquisto. Quindi che cosa significa? Significa che nel momento in cui c'è un rallentamento della pressione ribassista, come è accaduto su Saipem, e un parziale incremento della pressione rialzista, noi dobbiamo essere in grado di individuare queste dinamiche, questi cambiamenti, ma soprattutto essere in grado di piramidare la nostra posizione, quindi di mediare a rialzo. E questo è un concetto che spero diventi familiare a tutti voi. Bisogna incrementare l'esposizione su di un titolo quando i prezzi vanno verso l'alto e non quando vanno verso il basso. Titolo Saipem nel corso delle ultime settimane di contrattazioni ha generato delle candele Ekenashi rialziste prime di stoppini inferiori, quindi significa che oggettivamente i prezzi di minimo corrispondevano con i prezzi di apertura, quindi il mercato era ben deciso a spostare verso l'alto i prezzi, anche se oggettivamente non c'è stato quello strappo rialzista che personalmente io mi attendivo dopo questa candela. Ma il tempo è galantuomo, si sa, quindi da febbraio abbiamo dovuto attendere un paio di mesi prima che il mercato desse un impulso rialzista ben definito. Quindi quest'oggi il titolo Saipem è salito del 5%, ma c'è stato un rialzo importante tra ieri e oggi, un rialzo a doppia cifra percentuale, rialzo che non solo ha smosso il quadro tecnico, non solo ha validato questo segnale di inversione rialzista, ma anche infranto questa barriera psicologica e fondamentale sita nell'intorno dei 10 euro, quindi posizionandosi poco poco in area 8,60, incrementando sul break di area 10 euro, avremo gestito in maniera ottimale la posizione sul titolo Saipem. Quindi al momento questo è un titolo che potrebbe correre almeno fino alla barriera di area 12,50, ma l'aspetto importante è che sono ritornati i volumi di contrattazione. Questa è una candela settimanale, quindi fa riferimento, tolta la festività di lunedì, fa riferimento esclusivamente alle giornate di ieri e di oggi. Quindi abbiamo avuto un break, un segnale di forza, è stata smossa questa fase di congestione. Ecco, vedete la differenza fra queste candele stese, piene ribassiste, e questa candela rialzista, e queste piccole candele che non ci dicono assolutamente nulla, se non che i prezzi non sanno se salire o scendere, sono incastonati in un limbo non operativo. Il segnale ottenuto fra ieri e oggi, sicuramente un segnale di forza. Saipem che si allontana dai minimi relativi, ma l'aspetto importante è che il 27 giugno, la settimana del 27 giugno e la settimana del 30 gennaio abbiamo avuto due candele esattamente identiche. Sarà un caso? Assolutamente no. Si tratta semplicemente di osservare in maniera distaccata i mercati finanziari e trarre esattamente le cose importanti, le nozioni importanti utili per gestire i nostri investimenti in maniera direzionale. Quindi, per quanto riguarda Saipem, finché assisteremo alla creazione di candele estese rialziste prive di code inferiori, questo titolo sarà sicuramente un titolo da mantenere in portafoglio, come ad esempio, come ho detto poco fa, Luxottica, ma anche Azimut. Ecco qui Azimut che ha generato, dopo questa fase di congestione, una bella esplosione rialzista, la quale ha spinto il titolo anch'esso sui massimi storici. Quindi, secondo voi questo è un titolo da shortare? Assolutamente no, è un titolo da mantenere in portafoglio, anzi, è un titolo sul quale è bene incrementare l'esposizione proprio perché non solo gli indicatori sono dalla nostra parte, ma soprattutto il mercato dalla nostra parte. Anche in questo caso abbiamo avuto 13 candele Ekenashi rialziste consecutive, prive di stoppini inferiori. Quindi forse non l'ho accennato all'inizio di questo webinar, quando una candela Ekenashi è priva di stoppini inferiori, quindi una candela rialzista, significa che il mercato è predisposto a spingere i prezzi verso l'alto. Quando una candela Ekenashi ribassista è priva di stoppini superiori, significa che la tendenza preponderante è quella sicuramente impostata verso il basso. Quando le candele Ekenashi cominciano a essere contornate superiormente ed inferiormente da code inferiori e superiori, bene, è arrivato il momento di gestire il trade. Ma se saremo stati bravi, se saremo stati in gamba, avremo sicuramente portato a casa un cospicuo gain. Quindi potremmo anche attendere un eventuale storno di 3-4 punti percentuali, che cosa sono se confrontati con un rialzo del 20, 30, 40%. Rispondo alle domande di Gaetano Fulvio, il quale chiede: scusa Fabio, ma di stop loss non se ne parla? Bene, se ne è parlato in maniera diciamo indiretta. Perché? Perché effettivamente ogni qualvolta viene posto un
viene posto un trade. Viene posto in essere un trade direzionale, lo stop loss effettivamente deve essere un settaggio che appunto deve far parte assolutamente della nostra operatività. Però vi ripeto, questo webinar era incentrato maggiormente sulle candele Ekenashi, però come dire, lo stop loss di una candela Ekenashi, come detto poco fa, può essere identificato quando appare eventualmente una candela di inversione. Ad esempio, torniamo sul caso di Saipem, visto che è un titolo caldo e fedele a molti. Quando è apparsa questa candela, supponiamo di non conoscere quella che è stata la storia successiva del titolo, ma supponiamo di voler entrare long sull'apparizione di questa candela, no? Bene, area 7.30 è il nostro riferimento di supporto, area 8.50 è il nostro riferimento di barriera. Se supponiamo di entrare in area 8 euro, il nostro stop loss può essere sicuramente identificato dal minimo di questa candela. Questo perché se i prezzi avrebbero avuto la forza sufficiente per infrangere la barriera, bene, il nostro stop loss statico poi pian piano sarebbe stato incrementato, quindi sarebbe stato trasformato in uno stop loss dinamico che avrebbe accompagnato la fase ascendente dei prezzi. Mentre, insomma, se il titolo invece avesse rotto area 7.30, bene, sarebbe scattato il nostro stop loss e avremmo dovuto chiudere il nostro investimento in perdita, però una perdita abbastanza contenuta. Quindi, anche se le candele Ekenashi non ci dicono come gestire a riferimento di stop o di take profit il nostro investimento, ci possono essere davvero d'aiuto per gestire l'andamento direzionale dei prezzi. Quindi la domanda è abbastanza pertinente, però sulla tematica degli stop loss si potrebbe discutere per giorni, per settimane e per mesi. Per quanto riguarda questi accorgimenti Ekenashi, ebbene, individuare i minimi di queste candele, che ripeto, sono delle doji line molto, ma molto interessanti. Quindi, ad esempio, sul titolo generali, ecco qua, il titolo generali è un titolo che si sta muovendo in laterale, quindi la presenza di queste candele doji line sicuramente ci dice che non è un titolo sul quale al momento c'è una tendenza direzionale sulla quale operare sulla forza o eventualmente sulla debolezza, quindi queste candele possono essere molto interessanti anche per capire a cosa è meglio non fare. Quindi su generali al momento non ci sono i presupposti per operare né a rialzo né a ribasso, così come sul titolo Fiat Chrysler ad esempio, titolo che ha offerto una straordinaria gamba rialzista, titolo che invece nel corso delle ultime 3 settimane sta generando delle candele dal corpo centrale molto, molto esiguo, molto ristretto. Quindi, collegandomi alla richiesta del gentilutente, chi è stato in grado di cogliere, sicuramente qua c'è stato un incrocio di media mobile al rialzo che avrà fatto scattare molti segnali di acquisti, quindi vincendo la paura di comprare un titolo quando sale. Penso, spero che comunque la maggior parte di voi siano stati in grado di portare a termine un trade profittevole sui Fiat Chrysler, trade che può essere stato chiuso o a target, oppure individuando, supponendo appunto area 14.40 come supporto ed area 15.40 come barriera, quindi individuando in questo trading range dei potenziali segnali operativi. Qualora i prezzi dovessero rompere area 14.40, bene, potrebbe scattare un segnale di vendita che in questo caso non sarebbe più uno stop loss, ma ci sarebbe un segnale che ci farebbe chiudere una posizione comunque in guadagno. Mentre se i prezzi dovessero rompere nuovamente questi massimi, il consiglio potrebbe essere quello di riposizionarsi nuovamente a rialzo, perché il titolo è comunque sorretto da una straordinaria forza rialzista di fondo. È un titolo sul quale dobbiamo scordarci di posizionarsi a ribasso, perché comunque al momento c'è ancora una forte tendenza rialzista in auge. Anche sul titolo Intesa San Paolo c'è stata una bellissima fase ascendente. Il segnale più forte su questo titolo si è avuto sicuramente sul break di area 2.60 euro, quindi un classico breakout di una barriera che aveva mantenuto i prezzi al di sotto per oltre un anno, quindi un classico breakout, oltre il quale poi il titolo ha delineato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candele che nasce consecutive prive di stoppini inferiori, quindi segnali che appunto sono dalla parte di un mercato, duro, di un mercato che appunto ha spinto questo titolo sui massimi
sui massimi del 2008. Altri titoli molto importanti che hanno dato dei segnali rialzisti proprio nel corso delle ultime giornate sono UbiBanca, ecco qua, UbiBanca che, come ho detto poco fa, abbiamo avuto due candele dal corpo centrale molto ristretto che hanno delineato un tetto e un pavimento, quindi una barriera e un supporto. Questi riferimenti di barriera poi sono stati infranti nel corso delle ultime 2 settimane di contrattazioni, quindi è scattato un segnale di acquisto. Quindi mi collego un attimo a una domanda che ho letto di sfuggita poco fa, se bisognava attendere la candela successiva. Bene. Nel momento in cui noi, per aprire una posizione, nel momento in cui noi osserviamo, magari a mercati chiusi, il venerdì, il sabato, la domenica, apriamo la nostra piattaforma di trading e ci mettiamo tranquilli a osservare i mercati, bene, se notiamo una candela siffatta, possiamo capire quello che è il range operativo relativo appunto al titolo, in questo caso UbiBanca. Quindi sappiamo che questo è un riferimento di barriera, questo è un riferimento di supporto, quindi possiamo già impostare attraverso la nostra SIM oppure attraverso il nostro broker degli ordini condizionati, quindi degli ordini che se toccati verranno eseguiti a mercato. Quindi magari in questo intorno potevamo avere in area 7.30, 7.36, 7.40 eventuali ordini in acquisto oppure al di sotto di area 6.70, 6.68 degli eventuali ordini in vendita o in short, lì dove fosse possibile. Quindi dobbiamo settare la nostra operatività qualche giorno, qualche settimana, ma anche qualche mese prima, se usiamo un quadro tecnico mensile. Questo perché non dobbiamo farci trovare impreparati dinanzi ad eventuali cambiamenti di scenario da parte dei titoli. Quindi noi, ripeto, non siamo in grado di prevedere l'andamento futuro, però se ci attrezziamo in maniera corretta, in modo appunto da poter cogliere i movimenti direzionali, saremo in grado di portare a casa dei gain molto interessanti, ma soprattutto in accordo con la volontà del mercato. Qui il titolo UbiBanca, ma così come il titolo UnipolSai, ecco qui, sono titoli molto simili che hanno fornito entrambi delle rotture, quindi dei segnali di acquisto sul break delle relative barriere, solo che la differenza è che UbiBanca ha congestionato leggermente su questi livelli top, mentre UnipolSai ha fornito un segnale diretto. Quindi, un altro titolo che volevo farvi osservare molto rapidamente è Banca MPS. Quindi, diciamo, queste sono tutte analisi fruibili anche per le prossime settimane. Su Banca MPS, ecco qui, c'è una fase di congestione. Abbiamo 7 candele, 6 candele caratterizzate da un corpo centrale molto ma molto esiguo se confrontato con quello relativo alle settimane della seconda metà di febbraio, ma l'aspetto importante è che questi prezzi si stanno congestionando al di sotto della barriera di area 0.65. Quindi il cambiamento di dinamica relativo alle candele e che nasci, ma soprattutto la presenza di questa doji line, sicuramente sono segnali molto importanti, molto interessanti. Questo è un titolo abbastanza, come dire, che non amo particolarmente perché, insomma, comunque si tratta di un bancario abbastanza, insomma, possiamo benissimo osservare quella che è la tendenza storica di questo titolo, è fondamentalmente impostata a ribasso, però questa fase di congestione potrebbe essere un'importante occasione di acquisto debordante oltre area 0.68-0.70 per avere come riferimenti target 0.88 e 1 euro. Andiamo ad osservare altri titoli, questa volta spostandoci sul mercato delle mid cap. Volevo farvi osservare, ad esempio, Recordati. Ecco qui, Recordati, che è un titolo che ha dato una straordinaria prova di forza rialzista. Anche in questo caso abbiamo avuto delle candele che nasci di volatilità, quindi di potenziale rallentamento della pressione rialzista. Quindi se i prezzi avessero rotto area 16.42 oppure area 16.70, avremmo avuto degli importanti segnali ribassisti, eventualmente di chiusura di un eventuale trade rialzista. Ma il mercato che cosa ha fatto? È andato a infrangere questi livelli di barriera, quindi al momento, questi livelli di barriera dettati dai massimi delle candele che nasce, quindi ha fornito ancora una volta un importante segnale di forza, così come anche il titolo MAR, titolo che proprio in queste ultime ore di contrattazioni, nella giornata di ieri, è andato a siglare massimi storici, generando una candela che nasce prima di stoppini inferiori, piena, che appunto ha
creato un movimento oscillatorio, quindi un movimento swing rialzista su livelli top. Quindi, insomma, non mi nascondo dal dirvi che questi sono titoli sui quali operare a rialzo. Fineco Bank è un titolo che ha inanellato 7-8 candele rialziste consecutive, aggiornati massimi storici in maniera costante. Bene, cosa fare su titoli di questo tipo? Sicuramente comprare e gestire l'investimento sulla forza. Qualora sul titolo Fineco Bank dovesse apparire una candela tipo questa, bene, allora sapremo, saremo in grado di riconoscere un potenziale rallentamento della pressione rialzista e quindi gestire il trade in tutta tranquillità, ma soprattutto sapendo che nel corso delle ultime settimane abbiamo gestito una posizione a rialzo, la quale ci ha consentito di portare a casa un lauto profitto, un lauto gain, non di 3, 4, 5 punti percentuali, ma insomma Fineco Bank è cresciuta di quasi 30 punti percentuali nel corso delle ultime settimane di contrattazione. Vi lascio con un titolo da tenere sott'occhio, Vittoria Assicurazioni, ecco qua. Questo può essere un caso studio molto importante sul quale potete anche verificare la veridicità di ciò che ho detto in questo webinar. Quindi Cattolica Assicurazioni sta comprimendo in area 9,80, scusate, Vittoria Assicurazioni sta comprimendo in area 9,80 euro, quindi questa è la terza candela priva di un corpo centrale. Sappiamo che in area 9,60-9,65 c'è un primo supporto, mentre oltre area 10 euro il titolo potrebbe veramente volare verso i massimi storici. Bene, come operare? Sicuramente potremo porre degli ordini debordanti oltre area 10, quindi anche entrare con qualche tick in più non è un problema, quindi anche entrare nell'intorno di area 10,10-10,15 non è assolutamente un problema se questo ridurrà drasticamente le nostre probabilità di, anzi, se questo aumenterà le nostre probabilità di evitare un falso segnale. Allo stesso modo, un'eventuale rottura di area 9,42-9,45 euro potrebbe essere un segnale di eventuale vendita allo scoperto o comunque di eventuale vendita per coloro che hanno questo titolo in portafoglio. Ma ripeto, il fatto che questo titolo abbia generato una bella gamba rialzista, stia congestionando al di sotto di area 10 euro, quindi barriera psicologica, statica e fondamentale, beh, sicuramente questi sono dei, come dire, dei dettagli che potrebbero incrementare eventuali tesi rialziste, anziché ribassiste. Quindi questo era l'ultimo titolo che volevo farvi osservare.